riuscito a costruire questa vita di rapporti, di solidarietà. Quando ha amato qualcuno, mamma mia, come si batteva per cercare di far conoscere ai ragazzi la bellezza del nostro territorio, deturpato a volte anche a causa nostra. Lascia questa persona nella vita di ciascuno di noi, in un modo o nell'altro, bene, dobbiamo avere il coraggio di saper fare nostro questo suo desiderio di vivere fino in fondo, questo al suo essere un uomo di fede vera, perché Agnello credeva in Dio veramente, mamma mia, le sue confessioni erano amore nei confronti del Signore. Bene, noi dobbiamo prendere per noi tutto questo, trasformare i nostri problemi in risorse per coloro che ci sono accanto. Io credo, a nome di tutti quanti voi, che lui adesso sta in paradiso. È un po' arrabbiato perché stiamo piangendo, però sono convinto che lui è in paradiso con tutto un suo carissimo amico anche nostro Guglielmo, che adesso sta sparando insieme al Signore le porte del paradiso. Perché se è vero, ecco, che abbiamo detto, abbiamo ascoltato il Vangelo, che anche un solo ci permette di entrare in paradiso per questo nostro volì, perché hanno servito i fratelli più piccoli, hanno servito coloro che avevano più bisogno di aiuto, raggiungendo tutti coloro che incontrava per strada in questo suo progetto di amore così bello, che credo e mi auguro anche attraverso la nostra azione, attraverso veramente essere fieri, orgogliosi di aver incontrato sul vostro cammino una persona che ha saputo fare il suo lavoro qualcosa di bello per il suo paese. Quanto possa ricordare questo nostro fratello. Franca Baiano, alla perdita di Agnello Migliaccio, il presidente dell'associazione intitolata sua sorella Teresa Baiano, è stata una grande perdita. Una grandissima perdita. Ricorderemo sempre Agnello Migliaccio, compagno di battaglie di mio padre, Francesco Baiano, con il quale hanno diviso e condiviso un grande sogno che ha visto la realizzazione grazie a persone tenaci e generose come Agnello. Grazie Agnello.